ragazze e ragazze, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo, ciao! Ma quanto è bello oggi, ma quanto è bello oggi essere tifosi dell'AC Milan dopo la grandissima prestazione di ieri sera. Sono in ritardo nel girare il video, lo so, è domenica. Buona domenica a tutti, buona domenica a voi e buona domenica alle vostre famiglie. Ero a mangiare a casa di mia madre e ho fatto tardi, fa niente, questo video ve lo giro adesso, ci con qualche minuto di ritardo. Ma che bella partita ieri, ma che bella partita ieri. Qualcuno mi ha scritto: ma Lollo, ma che esagerato, quanto ti sei gasato perché abbiamo vinto una partita in casa. Sì raga, sì, mi gaso perché ieri il primo tempo, ma per larghi tratti della partita, ho visto un grande bel Milan. Sono contentissimo. Prima di andare avanti vi devo leggere due cose. Anzi, prima vi faccio vedere una cosa che mi ha letteralmente spaccato da ridere. Ieri vi sarete accorti che nella bolgia, letteralmente nella bolgia di San Siro, ieri è stata una figata. Io non c'ero, ero a casa perché dovevo curare il mio bambino, non sono potuto andare. Mi avete scritto in tantissimi, mi avete mandato su Instagram un sacco di filmati, un sacco di foto di voi che eravate ieri a San Siro, grandissimi. È stata una vera e propria figata. Ma vi sarete accorti che ieri Non c'era solo la maglietta del Milan ieri a San Siro. Cioè, c'era la stragrande maggioranza di magliette del Milan, ma c'erano anche le magliette di un'altra specifica squadra. Vi sarete accorti. Vi metto una foto presa a Campione, giusto per farvi capire che altre magliette c'erano a San Siro. 1, 2, 3. Ce n'erano un sacco, ragazzi. Ce n'erano un sacco con la maglietta di Rodri. Vabbè, salutiamo ovviamente gli eroi che hanno speso dei soldi per comprarsi la maglietta. Allora, prima cosa era questa che volevo dire. Seconda cosa che volevo leggere, ragazzi, è la classifica. Perché il Milan ovviamente è a pieno punteggio, ha fatto bottino pieno in queste prime due partite. La prossima la giochiamo contro la Rioma, andiamo direttamente a Roma a giocare contro la Rioma. Tra l'altro mi sono segnato una roba di Dybala, perché ieri sera è uscita questa notizia che pare che Dybala sia andato KO perché si è stirato, fatto male, non lo so, all'adduttore destro. Con molta probabilità Sky dice Dybala salterà la partita contro il Milan. Boh, vedremo, perché ovviamente quando poi giocano contro il Milan oramai siamo abituati ai miracoli. Cioè, fino a pochi minuti prima sono lì che non ce la fanno neanche a muoversi. Poi quando arriva la partita con il Milan, incredibilmente i nostri avversari risorgono e fanno delle partite incredibili. Comunque io rimango della mia idea. Io voglio sempre giocare contro le altre squadre, contro i miei avversari, voglio sempre giocarli al meglio, perché io vorrei sempre che la mia squadra fosse al meglio. E la mia squadra rossonera, quando è al meglio, ragazzi, è capace di fare qualsiasi cosa. E inizio adesso a dirvelo che siamo ancora in agosto, perché è il 27 agosto 2023, la mia squadra al completo, e chissà che adesso ne parliamo, chissà che la mia squadra al completo possa anche avere all'interno un altro attaccante. Adesso arriviamo a parlarne, non lo so, ma adesso arriviamo a parlarne. Con la mia 27 agosto 2023, con la mia squadra al completo, io me la gioco con tutti. Milan punti in classifica 6, Verona punti in classifica 6, Fiorentina di Omisso punti 3, Juventus che gioca oggi punti 3, Napoli 3, Atalanta 3 che ieri ha perso, ha vinto la prima partita, seconda partita ieri ha perso, oggi gioca anche l'Inter che ha 3 punti, Monza ha 3, Frosinone 3, Roma 1, Roma 1 ragazzi, quindi andiamo a giocare contro la Rioma, venerdì giochiamo, non lo sapete che non mi sembra di ricordarmi, magari sbaglio ragazzi, aspettate che guardo la data, non so perché mi sono fissato su venerdì, non credo che sia venerdì, però il primo settembre giochiamo ragazzi, giochiamo il primo settembre alle 20:45 contro la Rioma, fatemi vedere il primo settembre, oh, primo settembre è venerdì ragazzi, sì! Quindi giochiamo di venerdì 1 settembre, ragazzi. Sì, giochiamo venerdì. Quindi giochiamo venerdì sera contro la Rioma. E niente, ragazzi. Vabbè, pochi giorni per recuperare. Però, insomma, quel che l'è.
E giochiamo contro di loro, vi stavo dicendo, in cui la Roma in questo momento si trova già a meno 5 rispetto al Milan, capolista di Serie A. Gli altri devono ancora giocare, sì, però fatemi godere questo glorioso momento rossonero. Allora raga, ho un botto di roba da raccontarvi. Dobbiamo parlare della partita di ieri, vi devo parlare di Juric, vi devo parlare, fare un discorso sulla partita di ieri. Vi devo parlare ovviamente di Taremi, vi devo parlare di Origi, perché pare proprio che sia in... può darsi che sia, stanno scrivendo i media, che possa accettare un'offerta, adesso ne parliamo. Poi vi devo parlare di Krunic, insomma un po' di cosine molto molto interessanti. Se siete contenti oggi, siete felici, fate parte della famiglia rossonera che oggi sta godendo come dei matti. Pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, iscrizione a questo canale dai ragazzi, ma soprattutto iscrizione anche al mio secondo canale, che tra poco, manca veramente poche settimane per iniziare a pubblicare anche i contenuti sul secondo canale. Nel primo commento trovate il link diretto per farlo. Andiamo in sigla, tranquilli, popcorn, mettetevi lì belli tranquilli in questa domenica che vi tiene compagnia il vostro amico Lollo. 1, 2, 3, sigla. Partiamo da Juric. Allora, mi hanno colpito un sacco le parole. Oggi facciamo anche un po' di post partita, eh. Mi hanno colpito un sacco le parole di Juric, che dice: divario enorme con il Milan. Loro sono stati superiori in tutto. Per quanto ci riguarda, dice lui, la peggior partita da quando io sono al Torino. Divario che è diventato enorme, troppo, contro una squadra che l'anno scorso avevamo battuto per ben due volte. Oggi la squadra mi ha dato una sensazione, lui parla del Torino, molto negativa. Il Milan gli chiedono occhio e dice: ho visto ciò che hanno fatto in amichevole. Hanno perso due giocatori e ne hanno messi sei europei molto forti, con molta gamba e tantissima tecnica. Giocatori che sanno giocare a ritmi elevati. In questo momento li vedo nettamente più forti dell'anno scorso. Teo e Leao sono letteralmente esplosi e maturati. Questa, dice lui, è la mia sensazione da allenatore. Tutte parole che finiscono sulla mia lingua rossonera come se fosse del miele, come se io fossi Winnie Pooh, che io ho bisogno del miele, vado in giro a cercare sugli alberi dei 100 acri, come dice Bellegatti, vado a cercare il miele, io sono Winnie Pooh, e trovo le parole di Juric, che mette del miele sopra la mia lingua. La parte più importante, direi. Hanno perso due giocatori, ovviamente si riferisce a Isma e a credo a Sandro, non credo che siano Sandro e Isma, non credo che si riferisca a Diaz. E dice: ne hanno messi sei europei forti di gamba, con buona tecnica, ma che soprattutto che giocano ad un ritmo completamente fuori per la Serie A. E godo raga, perché è quello che noi abbiamo detto qua, quando arrivavano le valanghe di M, quando arrivavano le valanghe di M dappertutto, la gente buttando M sul nostro Milan si è costruita centinaia di migliaia di follower e like, cercando di buttare la M sul Milan. Il sottoscritto, come tanti di voi, eravamo lì in prima linea con la bandiera del Milan a sventolarla anche in mezzo alla bufera. E adesso ci prendiamo noi la gloria, e invece chi ha buttato M non dovrebbe godere di questa gloria. Ma noi siamo magnanimi, quindi godetene anche voi e chi se ne frega. Allora, considerazione: contro il Torino è arrivata una vittoria davvero convincente. Fare 4 gol alla squadra di Juric non è stato facile e non sarà facile per nessuno. Peccato che per il gol subito, ma è lampante che... mi sto togliendo le calze intanto, scusate, avevo caldo ai piedi. Peccato per il gol subito, ma è lampante che rispetto alla gara contro il Bologna il Milan abbia preso più le misure. La squadra è sembrata molto più compatta, ha rischiato molto meno e ha dimostrato molto più equilibrio in campo. Quando supera la metà campo, poi c'è davvero da allacciarsi le cinture e divertirsi. Che la palla fosse gestita dalla parte destra, al centro o a sinistra, oramai per il nuovo Milan poco cambia. C'era la sensazione di poter far male in ogni parte del campo all'avversario. 6 gol fatti e 1 subito in queste prime 2 uscite ci fanno capire che rispetto alla scorsa stagione la vita è completamente cambiata. Un anno fa il Milan faceva molta fatica a concretizzare. È vero che parliamo solo ovviamente dell'inizio del campionato,
ma commentiamo due gare contro, ma non commentiamo due gare contro due neopromosse, ma contro squadre per definizione scorbutiche, al Milan figurati, alle quali chiunque fa fatica a fare gol, cioè il Bologna e il Torino. Molto bene, direi, bravo Pioli per come sta lavorando il materiale umano a sua disposizione. Complimenti anche a Furlani e Moncada, perché due mesi fa, quando tutto era semplicemente questo, era tutto semplicemente inimmaginabile anche dal più ottimista dei tifosi. Invece io lo immaginavo. È un Milan che sembra molto più forte rispetto all'anno scorso, ma siccome manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato, cerchiamo di non avere rimpianti. Serve completare la rosa, innanzitutto probabilmente col centroavanti. Giroud è superlativo, ma ovviamente, come detto anche da mister Pioli ieri, non può giocarle tutte. Dovesse arrivare Taremi, e adesso ne parliamo, sarebbe un reparto offensivo straordinario, probabilmente, considerate anche le alternative, il più forte d'Italia. Tanto meglio se si riuscisse a sfruttare qualche occasione anche in mezzo nel campo nel ruolo di terzino sinistro, vedremo. Menzione speciale per Pulisic. L'americano ha avuto un impatto da top player, si sta dimostrando un grandissimo giocatore. Con il massimo rispetto per Brahim Diaz, l'ex Chelsea è ovviamente di un'altra categoria. Ma Lollo, dobbiamo riscattarlo, chi vuoi andare a prendere con 20 milioni più forte di Brahim Diaz? Giocate di qualità, grande facilità a creare superiorità numerica e un fatturato realizzativo di tutto rispetto. Due gol in due partite. Questa era l'analisi. Le pagelle, vado a nastro perché raga sono gasatissimo. Pagelle, voto del Milan sulla Gazza, 7,5. Uno spettacolo d'arte proprio. Movimenti, 1-2 a soli. Sulla stagione, chissà, ovviamente non c'è certezza, ma in questo momento il Milan diverte. Allenatore, voto, mister Pioli, 7,5. Milan brillante, innovativo, diverso ma pronto. È anche merito suo. Dopo due giornate, siamo già al primo responso. Pare proprio che il Milan sia più forte di quello dell'anno scorso. Il migliore in campo è diverso dal mio migliore in campo. Dopo andiamo a vedere anche quanto hanno dato al nostro Rubi Rubacuori Love to Chic per la Gazzetta. Il migliore in campo è Christian Pulisic, quindi Capitano America. Non farà la pubblicità delle palestre, dicono loro, ma comanda con tecnica e rapidità. Inizia e chiude l'1-0, libera Leao, duetta con Giroud, un giocatore super. Il voto più basso, che ovviamente non è un voto negativo per la partita di ieri, è Mike, che dice: l'unico supereroe di serata è Capitan America, soprannome di Pulisic. Questo è un po' di tutti, no? È dominio collettivo. Sul gol di Schurz non ha nessuna colpa. Praticamente si prende il voto più basso Mike, ma non perché abbia fatto male, semplicemente perché gli altri hanno preso quasi tutti 7 e 7,5. Vi volevo leggere il voto 7 dato a Rubi Rubacuori Love to Chic. Argento come la staffetta, il migliore assieme a Leao. Dopo Christian Pulisic, gran giocata sul gol, fa Rubacuori Ruben. Non guarda Schurz nell'azione del pari, non è stata colpa sua, vabbè. Questi erano i voti. Poi vi volevo dire, arriviamo ovviamente alle notiziette extra partita di ieri. Prima, ragazzi, è una notizia che riguarda il Milan e viene riportata dalla Repubblica, ve la leggo per dovere di cronaca. E dice: siamo alla vigilia del possibile passaggio del dirigente rossonero Kasper Stilvig dal Milan al club inglese, perché probabilmente andrà al Chelsea. Lavoro, ragazzi, permettetemi di dirlo, lavoro straordinario fatto da Stilvig in questi anni al Milan. Scelte poi che vada al Chelsea o che vada altre parti, ovviamente scelte personali. Scelte personali invece che stanno diventando un po' incasinate per i giocatori in uscita, perché ci sono delle novità. Allora, Origi non pare in questo momento non abbia ancora accettato le offerte che gli sono arrivate. Quindi dobbiamo per forza far uscire Origi, Ballo e Salihamidžić, nel caso, adesso guardiamo, per far sì che arrivino degli altri giocatori. Cioè, più di non... senza mancargli di rispetto a nessuno, raga, sapete che sono giocatori rossoneri, quindi non voglio mancare di rispetto a nessuno. Ma più di non farti allenare,
più di non convocarti per la tournée, più di non convocarti neanche quando vieni chiamato per le gare di campionato, cioè più di così che cosa deve fare una squadra per farti capire che non c'è più posto? Origi potrebbe finire in Arabia a settembre inoltrato, perché... perché in Arabia il calciomercato va avanti ancora un po', quindi ci sia ancora tempo. Chissà. Su Saele invece continuano a essere forti il Betis e il Bologna, che però lo vorrebbero soltanto in prestito. Touré ha detto nuovamente no, e questa volta l'ha detto all'inversa. Ad oggi la situazione più probabile è ancora quella del Werder, che si decida a ballo perché manca veramente poco. Adli al 90% rimane in rosa, come dice Krunic. Tra l'altro arriviamo a parlare di Krunic, confermato ieri da mister Pioli, cioè Krunic rimane, Pioli nel post partita conferma quanto vi riportiamo da tempo, e cioè che sono tutte probabilmente le fake news che arrivano dalla Turchia, Krunic resta al Milan. Ma la cosa incredibile per quanto riguarda Krunic ve la leggo adesso, ed è questa: Super Krunic a San Siro e Pioli se lo tiene stretto. Numeri alla mano, ieri sera Rade Krunic è stato il miglior giocatore in campo per palle recuperate, linee di passaggio e tantissimo lavoro sporco. Che incassa Rade Krunic l'essere l'MVP per quanto riguarda le statistiche del match, ma incassa anche le parole, quello che vi stavo dicendo prima, del suo allenatore. Rade non si muove. Veniamo a Taremi, ragazzi. Allora, notizia di giornata pochi minuti fa. Allora... il Milan pare, anche dalle parole del mister, abbiamo capito che probabilmente il Milan vuole fare ancora qualcosa in attacco. Perché ieri quando mister Pioli dice Giroud è un super giocatore, ma evidentemente Giroud non può giocarle tutte anche per l'età che ha, sottinteso che cosa intende? Intende che ovviamente qualcuno bisogna ancora andare a prenderlo. Quindi il Milan è pronto ad offrire 15 milioni più 3 per andare a prendere Taremi. I rossoneri ovviamente non pagheranno mai i 30 milioni richiesti dal Porto, ma arriveranno a 20 bonus inclusi. Quindi se dovesse capitare una buona occasione in uscita nell'ultima settimana, tipo Ekitike, bla 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 bla, altrimenti resterà Colombo, il quale ha ampie chance ovviamente di conferma e di rinnovo. Quindi la situazione Taremi in questo momento è questa. Il Milan non solo tramite le parole di mister Pioli ha confermato che vuole andare a prendere un attaccante. L'attaccante scelto pare essere Taremi. Speriamo e invochiamo il sanculino sul fatto che arrivi. E l'offerta che vuole fare il Milan che ha fatto il Milan, secondo Tutto Sport, Repubblica, Gazzetta dello Sport, prendete tutti i media inclusi, dice che il Milan ha fatto l'offerta a 17 più 3 o 18 più 2, insomma totale di 20 milioni. Il Porto che si decida, o lo vende a 20 oppure se lo perde l'anno prossimo che viene al Milan a 0. Basta ragazzi, questo era tutto quello che vi volevo dire, tutte le cose che volevo dire sono queste. Vediamo se c'erano altre cose che vi volevo leggere. Ah beh, questa cosa qua che l'ho trovata, non l'ho trovata io, l'ho trovata i miei collaboratori sulle pagine del Chelsea, e dice che i tifosi del Chelsea sono ampiamente... sono ampiamente arrabbiati per il fatto che il Chelsea abbia dato via dei giocatori come Loftus-Cheek, come Giroud, come Pulisic, che al Milan stanno facendo molto bene. Perché da quando il Chelsea ha venduto Oliviero Bombervero per 800.000 sterline al Milan, Giroud ha segnato la bellezza di 55 gol tra club, ovviamente di più nei club, e anche tra 5 gol e assist, scusate, tra club e nazionale. Giocatore incredibile a 36 anni. Quest'anno è l'anno dei 37. Ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia in questi 20 minuti. È stato un piacere, super mega piacerissimo. Vi saluto, vi ringrazio. Forza Milan. E vabbè, niente, vado via il Kill Inter. Ci vediamo domani per il video di giornata. Ciao a tutti, ciao.